La nostra filosofia qui alla Magdalene è molto semplice. Attraverso il potere della preghiera, la penitenza e il duro lavoro, le peccatrici possono ritrovare la strada che porta a Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Maria Maddalena, santa patrona del convento di Magdalene, era lei stessa una peccatrice, del tipo peggiore, di quelle che offrono la propria carne ai depravati e lussuriosi per denaro. La salvezza arrivò dopo che patì e scontò per i suoi peccati, rinunciando totalmente ai piaceri della carne, compresi la fame, il sonno e lavorando oltre l'umana resistenza. Che cosa abbiamo fatto in nome di Dio per meritarci questo? Non siamo schiavi, non siamo criminali. Che cosa abbiamo fatto? Un bambino che nasce fuori dal matrimonio è un bastardo. Vuoi che viva tutta la sua vita da perseguitato? Il mio bambino. Voglio il mio bambino. È il tuo castigo, Crispina, lo sai. Sei stata cattiva e questo è il tuo castigo. Ti avviso. Sono pronta a commettere qualunque cazzo di peccato mortale di altra specie per uscire di qui. Non, per favore, non lasciarmi qui! Basta farlo! Però non me l'hai promesso! Almeno apri questo cazzo di cancello! Aprilo! Aprilo! Adesso voglio che guardi nel fondo della tua anima e che trovi quanto di più puro e onesto in essa è contenuto. E che lo offri a Dio. E questo è il tuo letto! Mi dispiace, mamma! Guarda, ci resterai fino al giorno della tua morte, squadrino! Non è tornare a casa! Tu non hai più una casa! Non hai più una madre! Non hai più un padre! Sono morto! Chi hai ucciso tu, squadrino? Perciò, sei spasso come casa. No, questa è la mia faccia cordiale, dolcezza. Ti do due scellini se mi succhi il cazzo! Sbrigati a morire. Io ho paura. E questo è il loro grande potere, tenerci nella paura. Onestamente la persona frigge da parte di padre Donnelly. Raccogli immediatamente quelle sue. Vorrei passare, sorella.